Droga venduta ai giovanissimi, scoperto un giro di spaccio ad Altopascio e Marginone che vedeva clienti per la maggior parte minorenni. Arrestato un giovane di 24 anni, denunciati tre ragazzi. Aggredito fornaio, adesso è allarme nella piana di Lucca, nuova tentata rapina in via Liso a Lammari ed emerge che anche sabato scorso c'era stata una rapina al distributore di Viale Europa. Varchi telematici in centro storico, le telecamere saranno installate nelle prossime settimane a Camaiore, si amplia la zona pedonale e la ZTL. Castelnuovo entra nella polizia locale, la municipale del capoluogo andrà a rafforzare il corpo dei vigili dell'Unione dei Comuni. Lo sport, Gesam Lemura, siete una squadra fortissime, la formazione di coach Diamanti espugna anche il difficile campo della Reyer Venezia e continua la sua marcia al vertice della classifica a braccetto dello Schio campione d'Italia. Rugby, Lucca Union Versilia, ma che bel derby all'acquedotto, avvincente sfida tra rossoneri lucchesi e bianco-arancio versiliesi, la spuntano i padroni di casa, ma gli ospiti non hanno demeritato. Buonasera, bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi. In primo piano l'operazione congiunta di Carabinieri e Polizia Municipale di Altopascio che ha sgominato un giro di spaccio di droga che riguardava giovanissimi, i clienti erano per la maggior parte minorenni, è stato arrestato un 24enne e sono stati denunciati tre ragazzi. Vediamo il servizio. Hashish e marijuana, ma anche cocaina ceduta a giovani e giovanissimi. I carabinieri e la polizia municipale di Altopascio hanno arrestato un 24enne del Marginone, YR le iniziali, con l'accusa di spaccio. Denunciati tre giovani, un 17enne che lo aiutava a procurarsi la droga e due ragazze, una di 14 e una di 15 anni, con l'accusa di furto in concorso. A capo del giro c'era il 24enne che spacciava gli stupefacenti ad una ventina di giovani. I luoghi dello spaccio erano la sua abitazione, ma anche i dintorni di Marginone e l'esterno della scuola media di Altopascio. Alcuni dei clienti erano maggiorenni, ma la maggioranza era composta da minorenni, tra questi anche una ragazzina di soli 13 anni. Tutti volevano acquistare hashish e marijuana, ma anche cocaina che poi veniva fumata attraverso dei narghilè. Il 24enne aveva poi conquistato la completa fiducia di due ragazze di 14 e 15 anni che addirittura gli avevano consegnato le chiavi delle loro abitazioni per permettergli di entrare quando i genitori non c'erano e rubare oggetti di valore e denaro. In cambio alle due ragazze il 24enne cedeva la droga gratis. L'altro ragazzo, il 17enne, è stato denunciato perché lo aiutava a procurarsi droga nelle ore serali, quando il capo doveva rimanere in casa perché sottoposto a obbligo di dimora dalle 20 alle 8 di mattina, sempre per questioni di spaccio. I ragazzi coinvolti nel giro e segnalati come consumatori di droga fanno parte di famiglie normali, senza particolari disagi sociali. E l'inchiesta era partita proprio dalla segnalazione di alcuni genitori, preoccupati per il comportamento e le frequentazioni dei loro figli. Rimaniamo alla cronaca e rimaniamo alla piana di Lucca perché la scorsa mattina c'è stata un'altra aggressione nella zona di Lammari nelle prime ore del mattino, stavolta è toccato ad un fornaio e adesso cresce l'allarme nella piana di Lucca per le rapine messe a segno nelle ore notturne. Adesso è allarme aggressioni nella piana di Lucca. Dopo le rapine ai distributori, martedì mattina c'è stato un nuovo episodio, sempre a Lammari, ma stavolta in via Liso. Bersaglio, un fornaio di 43 anni, che stava consegnando il pane a domicilio intorno alle 6.30. Due persone si sono avvicinate al suo furgone e con una scusa l'hanno fatto scendere. Poi lo hanno aggredito tempestandolo di pugni e cercando di strappargli il marsupio. Lui però è riuscito ad afferrare una sbarra di ferro e a colpire uno dei malviventi. I due allora sono fuggiti a bordo di una Golf scura. Sul fatto indagano i carabinieri, ma il sospetto è che i due possano essere gli stessi individui autori delle aggressioni nella notte tra sabato e domenica in due distributori della piana. E tra l'altro è emerso che già nelle prime ore dello scorso sabato c'era stata una rapina al distributore Beifin di Lammari, sempre messa a segno dai due individui. Vittima un giovane di 22 anni della piana, che si era fermato a fare il rifornimento.
Dal buio erano sbucati i soliti due malviventi che lo avevano minacciato e dopo essere saliti sulla sua auto lo avevano portato ad uno sportello bancomat costringendolo a prelevare e a consegnargli in tutto 1.500 euro. I rapinatori con lui si erano fermati alle minacce. 24 ore dopo non sarebbe andata allo stesso modo con un 62enne della Piana, preso a sprangate e torturato dai due. Ci spostiamo adesso in Versilia a Camaiore, è arrivato l'annuncio del comune, saranno installati i varchi telematici in centro storico. Varchi elettronici in arrivo anche in centro storico a Camaiore. Dopo Forte Remarmi, dove il sistema telematico è in funzione da almeno 2 anni, e dopo Pietrasanta, dove prende il via la fase sperimentale, anche nel centro camaiorese arriveranno a breve le telecamere a vigilare su chi entra e chi esce in auto dalla zona pedonale, consentendo di conseguenza multe salate ai trasgressori. È una delle maggiori novità introdotte dal nuovo piano della mobilità per il centro di Camaiore, presentato in questi giorni a commercianti e residenti dall'amministrazione comunale. 5 i varchi che saranno installati nelle prossime settimane, via 20 settembre all'altezza di Palazzo Littorio, via Vittorio Emanuele da entrambi i lati, contrada Santa Croce e piazza del Rivellino. L'entrata in vigore è prevista per fine 2015, inizio 2016, insieme ad altre novità che vedono allargarsi sia all'area pedonale urbana che la zona traffico limitato. Piazza Francigena, il Polo del San Francesco, il Museo Archeologico che nei prossimi mesi vedrà la propria riapertura dopo oltre 10 anni di chiusura e di lavori, insieme al Museo d'Arte Sacra, insieme alla biblioteca che nell'anno nuovo verrà ampliata, ecco, in tutta quell'area dove si creerà un grosso polo culturale nel centro storico avremo ovviamente bisogno di reinterpretare la circolazione dell'automobile. Quindi che cosa si fa? Si mette una ZTL, cioè una formula che dalle 8 di sera alle 8 di mattina consente ovviamente di viversi con un impatto del traffico molto più limitato anche la zona di quel tratto di via 4 novembre che va dai giardini dell'ex ospedale, quindi dalla contrada Palmerini fino al teatro. Una notizia da Pescaglia. Giovedì 19 novembre parte il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta con la raccolta della carta nei paesi di Vetriano, Colognora di Pescaglia, Ansana e Villa Arroggio. Si tratta del nuovo passo in avanti di un percorso che porterà nel giro di poche settimane ad attivare il servizio in tutti i paesi del comune di Pescaglia. E adesso andiamo in Garfagnana per l'ingresso della Polizia Municipale di Castelnuovo nel Corpo dei Vigili Urbani dell'Unione dei Comuni. Anche la Polizia Municipale del Comune di Castelnuovo entra a far parte del Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Garfagnana. Secondo il nuovo assetto, dunque, ad oggi il servizio della Polizia Locale è svolto per tutti i comuni componenti l'Unione: Camporgiano, Careggine, Castelnuovo, Castiglione, Fabbriche di Vergemoli, Fosciandola, Gallicano, Molazzana, Minucciano, Piazza al Cerchio, Pieve Fosciana, San Romano, Sillano e Villa Collemandina. È molto importante perché Castelnuovo da poco più di un anno ha dato un segnale tangibile, è entrato nell'Unione dei Comuni, su alcuni progetti concreti stiamo andando avanti, questo è uno di questi, si riorganizza e si razionalizza, si ottimizza un servizio importante che riguarda anche la sicurezza dei cittadini, l'organizzazione del traffico, vede nell'Unione dei Comuni un punto di riferimento, quindi questo dovrebbe essere anche un elemento di risparmio di risorse, un segnale molto, molto credo importante di responsabilità amministrativa. Con l'ingresso di Castelnuovo finalmente abbiamo tutto il territorio del comune, dell'Unione dei Comuni gestito da un unico corpo di polizia municipale, credo un risultato importante, atteso da tempo. L'impegno della Giunta è quello di garantire una dotazione organica sufficiente per coprire tutte le esigenze dei comuni, ecco, con Castelnuovo questo oggi è possibile. Torniamo alla cronaca con 2 incidenti stradali che si sono verificati questa mattina nella periferia di Lucca. Paura per 2 incidenti che si sono verificati nel giro di un'ora a Lucca e che hanno visto coinvolti una moto e uno scooter. Il primo scontro si è verificato sulla via di Tiglio a San Filippo, dove un motociclista si è scontrato con un'auto.
Sul posto è subito arrivata un'ambulanza del 118. La peggio l'ha avuta il centauro, che avrebbe riportato la frattura di una gamba. A chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto dovrà essere la Polizia Municipale di Lucca, che ha condotto i rilievi sull'incidente. Il secondo episodio si è verificato poco dopo all'incrocio tra via Santissima Annunziata e via delle Pierone, dove uno scooterista, per evitare un'auto, ha frenato bruscamente, evitando l'urto ma finendo rovinosamente a terra. Oltre a varie contusioni, avrebbe riportato la frattura di un braccio. Sul posto transitava per caso l'assessore alla mobilità Celestino Marchini, che si è fermato improvvisandosi vigile per regolare il traffico. Ci sono state anche proteste dei residenti, secondo i quali a questo incrocio gli incidenti si verificano di frequente. Al di là della dinamica di questo scontro, sembra che le auto che arrivano da via delle Pierone debbano necessariamente oltrepassare lo stop per vedere se arriva qualcuno dall'altra parte, e lo specchio dall'altro lato della strada non sarebbe di grande aiuto. In più, in pochi rispettano il limite di velocità e spesso ci sono auto parcheggiate ai lati della strada. A Lucca, presentato presso la Fondazione Banca del Monte, l'evento dal titolo Tutti in Passerella, che sabato 5 dicembre vedrà sfilare nella chiesa di San Francesco ragazzi disabili e loro coetanei. Tutti in Passerella è l'iniziativa che si terrà sabato 5 dicembre alle 17 nella chiesa di San Francesco, organizzata dal Coordinamento Nazionale Famiglie Disabili Gravi e Gravissimi, che è stata presentata presso la sede della Fondazione Banca del Monte, che insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio e al Comune di Lucca è promotrice dell'evento. Si tratterà di una sfilata di moda molto particolare, dove a fare da modelli saranno proprio i ragazzi con disabilità, che sfileranno accompagnati da loro coetanei. Il messaggio che gli organizzatori vogliono trasmettere è quello che l'integrazione e l'inclusione sociale sono possibili ovunque. Dunque, Tutti in Passerella è un evento che vuole promuovere l'inclusione a 360 gradi. Vuol dimostrare che l'inclusione è possibile in ogni luogo. Il mito che vogliamo sfatare è che ragazzi con disabilità, le persone con disabilità non abbiano possibilità di accesso alla vita di tutti i giorni, alle attività che possono fare tutti. Tutti in Passerella è un evento ideato nel 2012 dalla creatività di Angela Rendo, referente siciliana per il coordinamento, e che si è svolta a Catania, a Roma nel 2013, di nuovo a Catania nel 2014 e quest'anno è stata ospitata dalla nostra città. Subito affluenza record al Desco, al Real Collegio, nel primo weekend di apertura, 15.000 visitatori, e Noi TV ogni mercoledì sera vi propone uno speciale per andare a rivedere i momenti migliori della manifestazione. Grande affluenza nel primo weekend al Real Collegio per il Desco, per il quale sono stati registrati oltre 15.000 visitatori. Grande soddisfazione degli organizzatori e, come ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio di Lucca, Giorgio Bartoli, il Desco dimostra di essere un evento che ha un forte richiamo attrattivo sia per il settore enogastronomico che turistico. Tanti altri appuntamenti speciali sono in programma per il prossimo fine settimana. Tra gli altri, sabato alle 15.30 lo show cooking con lo chef Stefano Terigi, che presenterà il risotto con salsa verde, lumache e rognone di vitello. A seguire la Federazione Italiana Sommelier svolgerà con il docente Marzio Berrugi un mini corso di degustazione vini, mentre alle 16 con Ecoland i bambini saranno i protagonisti di un laboratorio sull'orto. Si parlerà anche di Galateo 2.0 con le animatrici del Club del Fornello di Lucca, moderate da Eleonora Cozzella, che racconteranno l'arte del bon ton a tavola e dell'apparecchiatura. Poi, domenica 22 novembre alle 17, degustazione del vero Sangiovese con l'Associazione Italiana Sommelier. Capiremo le differenze organolettiche assaggiando alcuni tra i più blasonati e riconosciuti riferimenti del Sangiovese della Toscana. Noi TV segue da vicino la manifestazione con lo speciale che va in onda ogni mercoledì sera alle ore 20 e in replica ogni giovedì alle 14. Prima di chiudere, due appuntamenti. Il primo parte da venerdì 20 novembre la pesca di beneficenza al centro anziani Marianetti di Massa Macinaia,
promossa dalla cooperativa La Cerchia e dalla Misericordia di Massa Macinaia e San Giusto. Il ricavato sarà devoluto ai progetti della RSA e del Centro Diurno Anziani Marianetti. La pesca di beneficenza proseguirà ogni giorno fino al 6 gennaio con orario dalle 10 alle 12 la mattina e dalle 16 alle 18 il pomeriggio. E ancora la Proloco di Barga, l'associazione culturale Barga Jazz Club ed il comune di Barga presentano per sabato 21 novembre alle 21 presso l'Aula Magna dell'ISI di Barga la seconda edizione del concerto per Federica, una serata di musica organizzata per ricordare la giovane Federica Del Carlo. Quest'anno la serata intende far conoscere e sostenere l'attività della Misericordia del Barghigiano, una onlus che si occupa, oltre che dei servizi sociali di assistenza al malato, anche dell'emergenza urgenza e che trae sostentamento per lo più dall'attività di volontariato e dalle donazioni. Quindi appuntamento sabato 21 novembre all'Aula Magna dell'ISI di Barga. È tutto per questa prima parte del TG, adesso la pubblicità e subito dopo torniamo con lo sport.